Andiamo nel Veneto orientale, vediamo chi c'è, ospite di Rosario Padovano. Prego, i 2 minuti. Conosciamoli da vicino allora questi candidati. La settimana scorsa è venuto Mauro Della Sala della lista PDL Lega San Michele. Abbiamo Matteo Zeroldo della Lega Nord Bossi, così si chiama la lista. Sì, siamo quelli ufficiali e gli originali, gli altri sono imitazioni anche venute anche male, direi. Ah, quindi non c'entra niente quella Lega che sta col PDL con la Lega vostra? No, guardi, non c'entra niente, addirittura in quella lista non c'è nessun tesserato della Lega. Nella tornata amministrativa, le cose andavano meglio tra alleati di centrodestra. C'era il simbolino della Lega Nord e il simbolino del PDL. Stavolta invece è tutto diverso. Beh, è tutto diverso, sì, perché noi corriamo da soli per presentarci di fronte ai cittadini, quindi davanti al loro giudizio. Il resto abbiamo un PDL comunque che presenta un simbolo che ricorda il simbolo della Lega, ma è solo una brutta imitazione per rubare qualche voto a noi. Beh, certo, chiaramente questo dopo lo giudicheranno gli elettori e l'elettorato di San Michele. Senta, perché si è sfaldato il progetto PDL Lega che aveva caratterizzato la precedente consiliatura? Beh, guardi, per i problemi del PDL, perché il PDL è spaccato, era spaccato prima ed è spaccato oggi in due, tre tronconi. Addirittura mi viene da ridere quando qualcuno dice che il PDL a San Michele è compatto più che mai, perché insomma, abbiamo un candidato sindaco che è Mauro Del Sal con una parte del PDL, ma abbiamo anche un candidato sindaco che è Marco Cecchetto, che al suo interno credo ha più tesserati PDL che Mauro Del Sal. Lei ha visto i sondaggi che stavamo facendo nei giorni scorsi? Ecco, No, non ho avuto modo di. comunque c'è molta rassegnazione e molto disorientamento da parte dei residenti di San Beh, Michele. guardi, Come lo eh, giudica beh, lei? guardi, sabato mattina che c'è stata la presentazione delle liste, Bene. la gente era allibita perché comunque 7 liste non si sono mai viste a San Michele, però rispecchia veramente qual è la politica a San Benissimo. Michele. Ricordiamo dunque venerdì 29 aprile alle 20:30 al Teatro Verdi di San Michele il confronto tra i 7 candidati con il nostro direttore Gigi Di Meo, a cui restituisco la linea.